intere famiglie, a lasciare tanti bambini senza papà e tante donne senza il compagno della loro vita. E per troppi anni, anche questo va detto, solo i terroristi, solo i carnefici in qualche caso, solo quelli che sono stati dalla parte del terrorismo, avevano scritto e raccontato la vicenda. Praticamente mai i familiari delle vittime, mai le persone che su vari versanti avevano combattuto il terrorismo, quasi come se qualcuno dovesse vantarsi di una propria militanza e altri dovessero, qualche volta i parenti più stretti delle vittime, vergognarsi della loro appartenenza. Sono Silvia Giraluce, sono la figlia di Graziano. E questa cerimonia, una cerimonia istituzionale, è per me molto bella, una cerimonia con i gonfaloni, con il sindaco con la fascia, rappresentante della provincia con la sua fascia. Ed è bella perché le cerimonie fanno sentire la vicinanza della città alle famiglie delle vittime, ma questa è forse la cosa meno importante, perché credo che dopo 37 anni tutti noi abbiamo trovato il modo di convivere col nostro lutto privato. Il motivo per cui siamo qui oggi non è un lutto privato, è la storia della nostra città e del nostro paese. Scegliere che cosa ricordare è un modo di scegliere chi siamo e di dimostrare i valori in cui crediamo. Intanto ringrazio tutti per essere intervenuti a nome ovviamente anche di mia madre che è presente e dei miei fratelli, di tutta la mia famiglia. Questo modo di commemorare mio padre Giuseppe Mazzola e Graziano Giraluce. Non farò ricorso al pathos perché è estraneo alla nostra educazione. Ecco, mia madre e mio padre ci hanno educato in questo modo, ossia il pathos ognuno se lo tiene e se lo tiene in privato. Io credo che devo correggere una cosa, molto spesso ho sentito dire i familiari si sono sentiti di serie B o di serie A, morti di serie B per quanto riguarda noi non corrisponde assolutamente al vero. Dopo l'assassinio di mio padre, noi ci siamo rivolti alla magistratura perché noi riteniamo, e su questo abbiamo avuto soddisfazione, che la vendetta deve essere fatta nei tribunali. Questo l'abbiamo fatto. Noi non ci siamo mai sentiti abbandonati dalla magistratura, dalle forze dell'ordine. Partiti politici non li abbiamo mai presi in considerazione, questo è un altro discorso. Quindi quando noi diciamo abbandonate dalla istituzione, assolutamente non vero, questo per quanto ci riguarda e quindi questo...